Luca Savoca oggi ha calato la saracinesca. Luca Savoca del Chiosco Aquileia, migliore in campo, portiere, ci commenta un po' questa che è stata una partita veramente, veramente combattuta. Una bella partita. C'era un bel tasso tecnico alto. Loro erano una bella squadra. Però effettivamente oggi ho fatto diverse parate. Un buon pareggio secondo me. Secondo me è un buon pareggio. Speriamo di migliorare questo score, una sconfitta, un pareggio. Speriamo di vincere lo stesso. Diverse partite, veramente indice di modestia da parte di Luca Savoca, che ha giocato una partita veramente meravigliosa. Adesso intervistiamo il presidente del Chiosco Aquileia, Andrea. Vicepresidente. Andrea Mazzeo. Allora, devo dire che è stata sicuramente una partita molto rognosa fra due squadre che non si sono risparmiate neanche un minuto. Per quanto riguarda il momento tipico della partita, è stato vedere all'ultimo minuto segnarci dalla parte della squadra avversaria. Siamo stati un po' sfortunati perché abbiamo contenuto bene tutto il campo fino alla fine. Siamo stati bravi a giocarci le nostre chance, andare in vantaggio con quella punizione, e poi il nostro portiere è riuscito a chiudere la saracinesca e a evitarci diversi problemi. Dobbiamo dire comunque sia un pareggio meritato fra due squadre che non si sono mai risparmiate. Partita un po' bollente questa di stasera, eh? C'è stato qualche screzio che in questi momenti ci può stare, nel calcio in questi momenti quando poi i ritmi sono particolarmente sostenuti è normale. Comunque siamo stati bravi, abbiamo portato a casa un punto, potevano essere senz'altro tre, ma ne facciamo tesoro e andiamo avanti. Fantastico, grazie mille, arrivederci. Ciao, sono qui con Sebisardo, numero 7, difensore della Cireale. Sebisardo che ha segnato il gol del pareggio al 24esimo. Sebi, com'è andata oggi? Una partita durissima. Intanto volevo fare i complimenti al loro portiere perché ha fatto una grande partita e niente, alla fine negli ultimi minuti siamo riusciti a sbloccarla, a pareggiare questa partita e niente, siamo contenti così. Per come è andata è stato un risultato positivo per noi. Le Cireale, ricordo che l'ultima volta ha avuto una vittoria, un pareggio e un pareggio, di conseguenza siete a 5 punti complessivi, esatto? Sì, siamo condannati da questa pareggite, però e vabbè dai, diamo l'anima in campo e niente, l'importante è questo. Vuoi aggiungere qualcosa? No, grazie. Grazie, arrivederci.